Quindi insieme al percorso classico, dobbiamo dire, che è quello che ha un po' sempre accompagnato gli studenti del liceo Pitagora, c'è anche questo percorso. Un percorso che apre le porte, lei diceva, al mondo del lavoro. In che modo? Ecco, noi sappiamo che le discipline scientifiche, i percorsi universitari di tipo insomma, scientifico, soprattutto medico e sanitario, infermieristico, offrono delle possibilità in più. Il 65% dei giovani che si laurea in queste discipline trova lavoro il primo anno e il 95% entro i 5 anni. Quindi questo indirizzo, l'indirizzo biomedico, apre le porte, oltre che a medicina e chirurgia, alla facoltà di tipo quindi infermieristico, veterinaria, infermieristica, bioetica, insomma questi quindi percorsi quindi assolutamente di indirizzo medico, sanitario, infermieristico, unendo il tradizionale all'innovativo. Per quanto riguarda le iscrizioni, c'è stato anche quest'anno un boom di iscrizioni? Assolutamente, assolutamente sì, anche perché noi abbiamo tre indirizzi, diciamo, tre indirizzi che seguono il percorso classico e tre indirizzi che possiamo chiamare curvature, sperimentazioni, insomma, poi sui termini ci si mette quindi d'accordo, che sono quindi innovativi. Abbiamo l'indirizzo Cambridge, quindi la lingua quindi inglese, Aureus, che predilige la storia dell'arte, e poi questa nuova curvatura, questa nuova sperimentazione, quindi biomedico. Quindi come vede l'innovativo coniuga, insomma si coniuga con il tradizionale. Per l'Aureus per esempio è già attivo il nostro laboratorio con la stampante 3D, con un software assolutamente di alto livello per lo studio della storia dell'arte. Quindi chiaramente possiamo dire che l'interesse che c'è sul liceo classico ormai si è allargato, perché anche quelle persone, quei ragazzi che hanno altri interessi, mi riferisco al mondo scientifico, possono frequentare questa scuola e possono ritrovarsi ad avere, ecco, una formazione a 360 gradi. Assolutamente sì, cioè oltre allo studio ovviamente dell'italiano, del latino, quindi del greco, su questo si innesta poi lo studio, insomma, scientifico. La dicotomia tra le scienze, tra diciamo l'umanistico e lo scientifico è una dicotomia dei tempi moderni che non ha ragione di esistere. Nell'antichità i più grandi medici erano persone che avevano una cultura di tipo umanistico, insomma straordinario. Questa scissione quindi l'abbiamo creata noi, nel mondo antico quindi non c'è e non ha ragione di esistere. Quindi si ritorna all'antico in questo modo, l'antico come garanzia di qualità.